E anche questa sera torniamo a parlare e anche ad ascoltare musica. Questo è emblematico, ha un suo senso. Ribadendo il fatto che non sono solo canzonette, è il caso di ricordare che della storia, della parola legata alla musica si sono occupati moltissimi studiosi, proprio analizzando quanto le canzoni, le parole delle canzoni sono state specchio o hanno anticipato i cambiamenti della lingua italiana. L'altro tema chiave, visto che ci troviamo qui, è quello della poesia. Si è discusso, si è parlato della canzone rispetto alla poesia, ci si è interrogati, ma la canzone è come una poesia? Gli stessi cantautori si sono divisi, cioè chi era più possibilista come De André, che era totalmente contrario come De Gregori. A un certo punto la faccenda, direi che l'ha risolta definitivamente Francesco Guccini, sottolineando che le canzoni non sono né poesia né musica, sono canzoni. Hanno cioè una loro specificità artistica e una loro precisa dignità. E appunto di questo, e non solo, parleremo con tre ospiti, con Nivin, che rappresenta il presente e il futuro soprattutto della musica, che è una giovanissima cantante, cantautrice di 22 anni, poliglotta e polistrumentista. Nivin. Benvenuta. Ci parlerà della sua musica, ma ci offrirà anche le sue canzoni. Insieme a lei parlerà e anche canterà per noi Riccardo Sinigallia, che è cantante, autore in proprio. Ricordo che il suo ultimo album, che si chiama Ciao Cuore, è stato votato da 120 giornalisti il miglior album del 2018. Ciao Riccardo. Poi dopo parleremo, perché è molto eclettico, non solo canta, cioè è già arrivata anche Caterina Fedeli, che non bisogna dire nulla. Prego. Grazie, grazie, lo so che sono a casa, lo so. Grazie. Un vero e giusto tifo da stadio, ci vuole in questo caso. Grazie, grazie. Allora, detto appunto che ci sarà anche la musica che parlerà in prima persona, cominciamo a parlare di musica e ricordiamo una data storica, che è il 1958, per tutti appunto gli studiosi della storia della canzone italiana, il gennaio 1958 segna un cambiamento. Domenico Modugno canta nel blu dipinto di blu e cambia la forma della canzone, cambia il linguaggio che diventa più quotidiano, cambia anche l'interpretazione, perché è un'interpretazione la sua che fu teatrale. E questo cambiamento apre le porte a quella che è la prima grande rivoluzione di cui Caterina Caselli è stata una delle protagoniste. E siamo nel 1966, siamo a Sanremo, ci ritorneremo parecchie volte a Sanremo in realtà, e la canzone, la conoscete tutti, è Nessuno mi può giudicare. Che vale per ovviamente l'interpretazione di Caterina Caselli, che è un'interpretazione giovane, moderna, anticonvenzionale. Vale anche per il Casco d'Oro, ma non vale soltanto per il Casco d'Oro. Vale perché cercate di
entrare in quell'epoca un attimo, cosa poteva significare una ragazza neppure ventenne che osa dire cantando "Nessuno mi può giudicare". Nemmeno tu. Nemmeno tu. Cioè, che vabbè, se la prendeva anche con l'uomo, ma indipendentemente da questo era una rivendicazione molto forte di autonomia, è una canzone che di fatto anticipa di qualche anno il femminismo. Io mi sono andato a studiare, giustamente a ristudiare Caterina Caselli, e ho notato una cosa che mi ha colpito molto. Fino al luglio 1965 è come se Caterina Caselli fosse fuori sincrono rispetto al tempo che stava vivendo, nel senso che lei stessa nelle sue varie interviste ha ricordato che andava in giro per le famose balere dell'Emilia Romagna con la sua band suonando il basso, già questo abbastanza sorprendente, e con un repertorio molto scuro, molto maschile, molto rhythm and blues, e lei stessa si definiva un'aliena. Poi quando finalmente ha partecipato alla prima manifestazione importante, che era il Cantagiro, portò una cover dei Them e anche lì raccontò che questa canzone era troppo avanti, per cui solo gli esperti di musica potevano un pochino amarla. E poi c'erano tutti quelli che la consigliavano e dicevano: ma sai cosa devi fare? Non funziona. Hai pantaloni, hai sto basso. La prossima tappa, mettiti la gonna. E lei commenta, ricorda: sì, io mi cambiavo, ma perdevo lo stesso. Poi invece, improvvisamente, nel gennaio 1966, il trionfo, il cambiamento, la rivoluzione. E allora la prima domanda che vorrei farle è proprio questa: se, quanto e come si è resa conto che era dentro una rivoluzione, e soprattutto come ha fatto a resistere prima che la rivoluzione si manifestasse. E secondo me anche questa terra ha a che fare con questa capacità di resistenza. Prego. Soprattutto questa terra. Questa terra, la mia famiglia, ma questa terra mi ha insegnato che ti devi conquistare le cose, che non è che sono lì a portata di mano, no? E che devi avere una tua idea. Quell'idea la devi portare con te. E se pensi di essere nel centro di quell'idea, devi portarla avanti, anche se magari non hai subito una risposta da parte, parlo del pubblico in quel caso. Io sono andata appunto al Cantagiro cantando "Sono qui con voi", che era una versione italiana di "Baby Please Don't Go". E a distanza di anni, come discografica, direi: Caterina, sei un disastro. Perché? Perché io sono andata a cantare una canzone che era talmente avanti, talmente... E non si poteva fare in una manifestazione così popolare, dove Gianni Morandi cantava "Se non avessi più te". Quindi è chiaro che io ero un'aliena e giustamente sono stata, come dire, non avvantaggiata. Però mi ha insegnato tante cose, cioè da ogni esperienza cosiddetta, tra virgolette, negativa, si imparano tante tante cose. Però Sì. A Sanremo non hai vinto, perché ha vinto "Allora, come ti amo", esatto, una canzone lirica, romantica, sì. Però hai venduto più di 1 milione di copie, sì. Sei stata in hit parade prima per mesi. Ma infatti... Qualcosa era cambiato. Allora, era cambiato che quella canzone, "Nessuno mi può giudicare", in realtà era stata scritta per Celentano ed era un tango. Ve la immaginate? Nessuno, così. E io, che provenivo appunto dalla mia terra, dalla terra che peraltro mi ospita questa sera, sono così felice che non avete un'idea di essere qua. No, perché mi piace. Ma quella canzone era stata scritta per un uomo. Che cos'è stata la differenza sostanziale? È che io, quando ho sentito quella canzone,
Io dissi immediatamente, musicalmente, dico, io manco morta la faccio, perché un tango, se dalle nostre parti c'era il famoso liscio, no? Cioè andava, era una musica da adulti, e io che avevo la testa piena di musica anglosassone americana, dico, ma io non posso fare quella cosa lì. Però poi il saggio Callegare, che era il mio produttore, diceva, no, ma non ti preoccupare Caterina, noi adesso andiamo al Junior Club a Bologna e la facciamo come desideriamo noi. E quindi abbiamo cambiato ritmicamente la canzone. Ma che cos'era la cosa forte che ha suscitato questo grande interesse da parte di tutti? Era che in quella canzone c'era un testo straordinario, ancora oggi, al di là di nessuno mi può giudicare, c'è una frase che ognuno ha il diritto di vivere come può. Ed è una frase colossale quella frase, perché già cominciava a dire, attenzione, inutile, cioè noi dobbiamo vivere, cercare di rispettarci per quello che siamo, cioè ognuno deve vivere come può, come no? Questa qua è anche la canzone chiave del Gay Pride del 2000, per cui certo. Questo per dire che è una canzone i cui valori, significati sociali e politici durano nel tempo. È una canzone sincera. E in quel momento, in questo mio modo anche di cantare, non certo per sottrazione, ma come dice Paolo Conte, me l'ha suggerito prima lui, io cantavo come una lavandaia, ma non nel senso dispregiativo, nel senso di essere verace, di essere vera. Quindi evidentemente questa canzone con un testo così forte, che rompeva tutti gli schemi all'epoca, perché effettivamente lui prima l'ha citato, cioè Dio come ti amo, che è esattamente, no? Dio come ti amo. Romantica. Esatto, ma quella canzone veramente, infatti poi i miei fan, insomma, il brano successivo, che fu un grande successo, si chiamava Perdono, si sentirono traditi, dice, ma come? Hai fatto prima? Adesso chiedi perdono. Vabbè. Passerei a Riccardo a questo punto. Abbiamo parlato dei favolosi anni 60, ma possiamo parlare anche dei favolosi anni 80-90, nel senso che volevo un pochino sapere da te la tua educazione musicale sentimentale a Roma quando eri un ragazzo, se era effettivamente un ambiente vivace che ti ha aiutato a capire la tua strada e a crescere. Beh, sì, io ho avuto la fortuna di avere una mamma discografica, quindi che lavorava alla Durium negli anni 70. Quindi da bambino lei mi portava spesso in ufficio, quello che poi Caterina ha fatto con grande successo per tutta la vita dopo essere stata un'artista di successo. Mia madre invece smise dopo che ebbe anche mio fratello. Le avevano proposto di andare a seguire gli Earth, Wind & Fire negli Stati Uniti. Lei disse no perché sono incinta del mio secondo figlio, e quindi da lì poi insomma smise di fare la discografica, però era una discografica abbastanza importante in quegli anni, quindi arrivavano gli artisti dagli Stati Uniti, venivano a fare la promozione a Roma e lei mi portava, io avevo 7-8 anni. Rimasi abbastanza folgorato in 2 o 3 episodi, uno dei quali che racconto sempre è quello di Donna Summer al Teatro delle Vittorie, che cantava, io avevo 8 anni, era in un teatro vuoto e lei cominciò a cantare I Feel Love, che è un pezzo che adesso sta rigirando nelle pubblicità, e io vidi, siccome era una canzone in cui c'era il primo sequencer elettronico di Moroder che utilizzava i sintetizzatori analogici come si fa adesso con maggiore frequenza. Io avevo 8 anni e rimasi estasiato da questo connubio, cioè questa base elettronica potentissima, e lei una specie di strega che cantava questa canzone molto erotica. E poi trovai invece a casa, in un cassetto di mia madre, una foto di mia madre con i Kiss. Forse da lì ho deciso di provare. Per cui poco italiana. Molto poco italiana all'inizio, anche se poi alla radio per fortuna in quegli anni c'era il pop, molto pop, ma c'era in classifica un numero abbastanza significativo di artisti di contenuto, quindi i grandi cantautori, gli autori, e anche il pop era fatto da
maestri di musica, no? Autori incredibili, maestri di musica, da Morricone a tanti altri. E quindi ho avuto la fortuna, sfortuna, di rimanere folgorato in anni in cui la musica era veramente di qualità e di essere tuttora legato a quella visione, no, del discorso musicale. Da lì è cominciata poi, ho preso distanze dalla... Scusa, è cominciato molto, molto presto. Molto presto, a 13 anni mio padre mi insegnò gli accordi del rock and roll, il mio maggiore, la maggiore si settima, e io 2 giorni dopo, invece di fare le canzoni di Elvis Presley come voleva lui, scrissi immediatamente una canzone in italiano, incredibilmente, perché mi sembrava più divertente, no? Una canzone che non è molto diversa da quelle che scrivo adesso. E da lì ho scoperto questa magia delle parole che cambiano a seconda della musica, i significati che si modulano a seconda dell'armonia, del ritmo e della persona che incarna il tutto. Questa magia che cambia sempre è il motivo per cui ancora lo faccio. Lo fai molto bene. Direi che non è il caso di sottolineare che anche la prima cosa è cominciata piuttosto presto, perché se non ero a 14 anni già cantavi, a 16 hai fatto il tuo primo concorso per voci nuove. Sì, cui... è vero, sì, ma si comincia presto. E direi che anche la signorina è precoce, ha cominciato per tempo, immagino, essendo poco più che ventenne. Assolutamente sì, ho iniziato a suonare il pianoforte, tra l'altro per caso, con una tastierina per bambini. Cercavo di rifare le pubblicità che sentivo in TV, cercavo di rifare e ripetere tutte le melodie. E poi ho iniziato proprio a scrivere canzoni nel periodo delle medie. Circa 14 anni anch'io ho scritto la prima canzone. L'unico non precoce qua in questa sono io, che su tutto non mai. A parte questo, influenze musicali, cioè cosa ti ha portato, quali tipi di musiche ti hanno portato a diventare autrice? Ma in realtà è tutto iniziato con un grandissimo innamoramento per il pianoforte. Pensavo di suonare il pianoforte, mia mamma mi voleva addirittura mandare in conservatorio, però poi ho iniziato per caso a iniziare a mettere qualche parola sulle melodie che facevo col piano, e da lì è nata proprio una forte esigenza di raccontare le mie esperienze andando avanti tutto quello che sentivo. Ora ti pregherei di cantare qualcosa per noi, se vuoi presentare la canzone puoi presentarla, altrimenti ce la facciamo ascoltare. Come per te. Prima canzone che vi canterò è una canzone che ho scritto l'anno scorso, si chiama Io ti penso, e per me è un brano molto importante perché mi tocca in particolar modo. Un abito pieno di schiaffi che indosso tutti i giorni, le scarpe distrutte dai calci, offese dai passi di tutti gli altri. Cammino per strada, ma viaggio, ti aspetto e non arriverai. Chiedo scusa se oggi sono triste, se ho perso quell'attimo. Ma sai che c'è, devo autori, cantautori. Adesso vediamo se questa parola ha ancora un significato, ha sempre lo stesso significato che aveva un tempo, perché poi la seconda rivoluzione della nostra musica è stata questa,
gli anni d'oro sono stati definiti quelli dagli anni 60, dal 60 a metà degli anni 70, 77. E comunque sono stati importanti, ci sono state tutte le varie scuole, vere o presunte, la scuola genovese, la scuola milanese, la scuola bolognese, la scuola romana. E anche piemontese. Anche piemontese. Poi insomma, poi ci sono state anche infinite varianti, ma la cosa che in questo momento interessa a noi è che Caterina Caselli non è stata solo beat, ma ha avuto un legame molto profondo e molto importante col mondo dei cantautori. Ha fatto debuttare come autore il nostro Francesco Guccini, che all'epoca non era iscritto alla SIAE, per cui non poteva firmare in prima persona delle canzoni. A me viene in mente Incubo numero 4, che è un anche no, ma cantato, cantato Incubo numero 4 in realtà era è stata una, come si dice, una, diciamo che lui ha scritto una canzone, da quella canzone io ho poi cambiata. Però sicuramente il germe creativo è assolutamente suo, insomma, non solo di questo. E il legame con Francesco Guccini resta ovviamente, anche perché il primo album è pieno di canzoni. Io ho cantato Sì per fare un uomo, che tra l'altro voglio ricordare, pensate all'epoca, quell'epoca c'era una censura anche in Rai, incredibile, cioè per fare un uomo a un certo punto il testo recita così, per fare un bimbo un'ora d'amore, abbiamo dovuto cambiarlo per l'illusione un'ora d'amore, sì, no, no, veramente è incredibile come allora c'era una censura. Sì, come, sì. E poi Francesco, vabbè, io lo dico sempre, cioè Francesco Guccini e un altro, c'è un signore che è meno popolare, è un oncologo, insomma, al di là del fatto che io ho una sorella che l'adoro e che quindi non... però se avessi mai potuto dire, avere due fratelli, insomma, Francesco Guccini e Marco Gasparini, che è un oncologo, non è così famoso, però mi sarebbe piaciuto averli come fratelli, insomma. Comunque, per tornare all'inizio, è vero, Francesco Guccini, io mi ricordo con Giorgio Gaber, conducevamo una trasmissione, si chiamava Diamoci del Tu, e avevamo artisti importanti, cioè, ma addirittura avevamo Volonté che veniva a leggere le poesie di Bob Dylan, piuttosto che la Vanoni a recitare, non tanto a cantare, insomma era una trasmissione veramente molto interessante. A un certo punto avevamo Celentano e a un certo punto io dissi a Giorgio, dico, senti Giorgio, io portiamo qualcuno anche sconosciuto, io conosco uno straordinario che è un contemporaneo di Bob Dylan, e lui mi disse, anch'io ce l'ho uno. Dico, va bene, allora il tuo come si chiama? Io, Francesco Guccini, e il tuo? Franco Battiato. Non male, decisamente. Franco Battiato praticamente suonava con il gruppo della moglie di Giorgio, e Francesco Guccini io lo conoscevo perché insomma la terra è più o meno la stessa, no, nostra, e con Francesco c'è sempre stato un grande rispetto, insomma, artistico, io l'ho sempre amato moltissimo. Lui ha scritto anche una bellissima canzone che ho cantato, che non è stata divulgata sufficientemente, anche perché, ecco, se avessi conosciuto prima Riccardo avrei chiesto a lui di produrla, perché lì l'abbiamo fatta così male che insomma mi dispiace, però il testo è bellissimo. Una storia d'amore, una storia d'amore comincia col silenzio, col suono di una voce solo con uno sguardo, col suono di parole che dicono tutto e niente, sentirsi solo insieme anche in mezzo alla gente, sentirsi in primavera anche se fuori inverno. È molto semplice, ma è così vera. Poi va avanti, ma adesso non me la ricordo, scusate l'età. Non so, ho interrotto un po'. No, non ti devi preoccupare, ogni ricordo è molto bello da ascoltare. Però vorrei dire questo, che appunto vorrei ricordare che la tua ultima esibizione, giugno 2012, legata a questa terra, perché è stato dopo il terremoto, appunto per raccogliere fondi,
Non a caso, direi, hai cantato con Guccini per fare un uomo. Sì. E poi da sola un'altra canzone chiave della tua storia, che è Insieme a te non ci sto più, che più volte hai detto, sì, che è la canzone che ami di più. Sì. La canzone che amo tanto, amo e che tantissimo l'autore di quella canzone. Raccontassi il tuo rapporto con Paolo Conte, sì, perché è una storia molto interessante. Sì, faccio una piccola, cioè, anticipo una cosa. Sì, fui chiamata per appunto essere presente quella serata a Bologna, appunto per il terremoto. E io immediatamente, quando mi dissero dai vieni anche tu, io dissi ma se, mi trovavo un po' a disagio perché non canto più da tanto tempo. Dissi sì, vengo. Poi dopo dissi ma adesso cosa faccio? Perché avevo fumato nel frattempo 70 sigarette al giorno, cioè un disastro, non fumate, fa malissimo. Allora dico, adesso cosa faccio? Allora chiamai Francesco, dico, senti Francesco, tu devi venire perché tu ho un aiuto psicologico, dobbiamo farlo insieme, no? Dobbiamo... E lui mi ha detto, ma dai, ma bevi un bicchiere di vino. E poi... No, lo dico perché si congiunge poi col discorso di Paolo Conte. Allora, poi succede che vado lì, no? Non vi dico, mi sento una debuttante a dir poco, non sono neanche a metà strada, perché ero veramente in uno stato, perché ero preoccupatissima, dicevo adesso qui, non mi ricordo le parole, insomma, quando, l'emozione quando c'è, è veramente, io sono molto emotiva, non sembra, ma è così. E poi dopo mi diceva appunto dai fai insieme a te non ci sto più, e quando sono stata lì ho detto vabbè la faccio e ho cantato Insieme a te non ci sto più. Poi finito diciamo la serata, che è stata un'emozione che non si può raccontare, perché veramente c'era un amore lì, eravamo lì veramente per un grido d'amore, volevamo esserci tutti. Poi siamo andati, come si succede sempre, in questa trattoria, che adesso non mi ricordo il nome, dove ci andava sempre Dalla. Ecco. E a un certo punto Francesco mi dice, ma chi è che ha scritto Insieme a te non ci sto più? Dico, ma come non è Paolo Conte? Bella quella canzone. Dico, no, in verità no, ha fatto un gioco. Sì. Comunque Paolo Conte, io l'ho conosciuto quando ancora lui cantava, era un artista, diciamo così, dell'RCA, e l'ho conosciuto e naturalmente ebbe un colpo di fulmine artistico, perché mi piaceva così tanto quello che scriveva, le sue parole, cioè i suoi testi erano veramente straordinari, e l'ho corteggiato 2 anni perché volevo che venisse il CGD. Ma veramente anche con le violette del pensiero di Parma, cioè, mi ricordo dove siamo andati io e questa mia amica Livia Imonino, e lo volevamo perché diceva va bene fare le musiche pop eccetera eccetera, ma Paolo Conte. E finalmente dopo 2 anni si è fatto proprio attendere come le grandi star, e è arrivato e lì ho conosciuto una persona, cioè, ovviamente abbiamo collaborato più vicino, c'era Renzo Fantini, che voglio ricordare, è stato straordinario all'inizio, sì, Renzo, ricordiamolo perché è stata veramente una figura molto molto importante, erano professionalmente legati ma erano amici, c'era una solidarietà tra loro straordinaria, anche un po' dovuta al fatto che insomma, 2 maschi insomma, si raccontavano sempre delle storie quando andavano in giro, vabbè. E, l'animo femminista. Vi racconto una cosa, che forse è carina. Il 6 gennaio, mi ricordo, eravamo un CGD, 6 gennaio è una data importante, c'era la neve alta così a Milano, e lui aveva scritto Spaccami il cuore. L'aveva scritto per Patti Pravo, in realtà, poi Patti Pravo, cioè, vabbè, non vi racconto tutta la storia perché altrimenti non finiamo, siamo a mezzanotte, e, però poi la fece Mia Martini, Spaccami il cuore, ma all'epoca io avevo conosciuto Miriam Makeba e c'è una versione in inglese di Don't Break My Heart fatta con Gillespie e Makeba. Eravamo in ufficio e lui diceva io voglio che ci sia il mio testo in inglese.
e c'era il manager di Miriam Makeba, noi dall'altra parte con Los Angeles c'era il manager di Gillespie e raccontavamo il testo in inglese e dall'altra parte diceva non è inglese questo, cioè sai che tu se non è, sei di madrelingua, cioè è difficile a volte, perché ci sono a volte delle frasi. E vabbè, insomma, alla fine lui ce l'ha fatta, perché poi è giustamente cocciuto, e ha fatto tutto il testo, anche quei suggerimenti che venivano dall'altra parte, a Los Angeles, cioè era fantastico quella cosa. Insomma, questo testo e questo brano ha una versione in inglese che è Don't Break My Heart, che è appunto fatta da Gillespie e Miriam Makeba, e in italiano l'ha cantata Mia Martini in maniera egregia, e poi dopo l'ho fatta anch'io, meno bene, ma insomma, comunque. Ma tu lo hai aiutato a uscire dal guscio? Sì, allora all'epoca Paolo Conte era diciamo conosciuto in Italia da un'elite di persone e capivo che non era popolare. Allora cosa ci siamo inventati? Perché Paolo Conte diceva no a tutto e io dicevo come facciamo qui a comunicare, cioè come arriviamo al pubblico, no? Allora ci è venuta un'idea di registrare delle persone famose che parlassero di lui, col primo disco che era Sotto le stelle del jazz, che era Impermeabile, eccetera, eccetera. E allora abbiamo registrato, io mi ricordo che sono andata col microfono, è venuto a casa mia Mario Soldati, che diceva, ma Paolo Conte, lui mi disse, perché Mario Soldati, non so se qualcuno di voi ha sentito qualche registrazione, ma lui urlava, non parlava, e diceva, Paolo Conte, non so se avrà successo Paolo Conte, perché non contiene volgarità. Strano, hai capito? E allora dice, no, come Mozart, no? Diceva, non contiene volgarità. E per fortuna invece un bel successo solido, non solo italiano, è stato raggiunto, anche perché io nel frattempo l'RCA, una grande casa discografica italiana, aveva venduto l'RCA alla BMG, che era una compagnia internazionale. E allora seppi che la BMG aveva tutto il catalogo straordinario di Paolo Conte, che aveva ovviamente acquisendo il catalogo. Allora io invitai in ufficio il manager e il direttore di marketing della BMG Olanda, poi vi dirò perché l'Olanda mi porta fortuna come paese, e lui venne, io gli feci una testa così, gli feci sentire Impermeabili, di Impermeabili, che è un pezzo strepitoso, che c'era una frase che dice come piove bene sugli impermeabili, tipica su. E lui andò via storto, perché l'ho talmente, che gli ho detto, voi dovete fare una compilation e mettere insieme i due repertori, cioè le cose meravigliose che lui ha inciso per la RCA, che voi avete, e poi vi do lì. È stato licenziato questa compilation, io ho come un trofeo importante nel mio ufficio, disco di platino, Paolo Conte, CGD, ha venduto più in Olanda di Michael Jackson. Quindi, io poi abbiamo in Olanda, abbiamo cercato con la RAI, convergendo la RAI, abbiamo registrato un concerto, si chiamava Nel cuore di Amsterdam, e in questo luogo meraviglioso, insomma, abbiamo registrato tutto il concerto, poi dovevamo faticare perché lui non voleva apparire in televisione in nessun'altra, cioè lui diceva benissimo, parliamo, facciamo sentire la musica, è la musica che deve parlare, e aveva ragione, però per chi deve lavorare, cercare di promuovere non è facile, ma ho imparato tanto dai no di Paolo Conte, perché tutto è sempre possibile, cioè pensate alle sette note della musica, cosa ha scatenato quel limite lì, no? Degno. È una bella storia. Riccardo, stiamo parlando di cantautori, tu hai fatto 4 album, più recente qui. Questo è mio, No, però lo posso. No, è stupendo questo disco, ma comunque. È stupendo. Lo puoi dire forte che è tuo, è proprio tuo. No, è suo, ma l'abbiamo prodotto noi, sì. Quella cosa. Ma ci tengo, mi sono orgogliosa di questo. C'è una foto bellissima. Sì. Beh, secondo me tu hai fatto un percorso, poi prima ne parlavamo, magnifico. Hai raggiunto l'assoluta semplicità, ma
anche una grande profondità, hai usato te stesso, la tua vita, le tue esperienze per raccontare cose universali che ci appartengono. Ti ho accennato alla canzone sull'ecografia, che dove dentro ci sono tutte le, l'ansia, la voglia di diventare padre, insomma, trasmette grandi cose. Però io per ora mi sono limitato a dire che tu hai fatto 4 album da autore e esecutore, perché non so se è il caso di usare la parola che abbiamo usato finora. Cioè, un pochino mi chiedo, visto il tuo eclettismo, visto che oltre a fare i tuoi album, produci album di altri, scrivi per altri, suoni insieme a altri, hai altre attività, sembri avere questo grande piacere, questa grande gioia di sperimentare insieme a una collettività, una band, a un gruppo, mentre tendenzialmente quello del cantautore è più un lavoro solitario. E allora volevo chiederti se tu ti presenteresti più come Riccardo Sinigallia musicista, Riccardo Sinigallia produttore, Riccardo Sinigallia sperimentatore, o va ancora bene la parola cantautore, e come la intendi? Cioè, è una parola che va modifica, il cui senso va modificato, o ti senti parte di una tradizione? No, io diciamo che nella vita, no, devi fare un po'. Ognuno ha il diritto di vivere come può. Cioè, molte volte ho fatto il produttore perché era più facile produrre o scrivere per altri piuttosto che proporre me stesso, che, come sa bene Caterina, per vari motivi che non stiamo qui a elencare, però era più difficile per me avere una strada, come posso dire, fluida, no? Per il mercato, perché io comunque sulle mie canzoni sono un po' troppo esigente rispetto a quando lavoro invece per altri, in cui mi diverto e sono più easy, diciamo, no? Quindi anche per sostentamento personale, per la famiglia, eccetera, in vari momenti della mia vita mi è convenuto cedere le mie canzoni e anche imparare ad autoprodurle, perché quando andavo negli studi una volta per fare una canzone bisognava spendere dei milioni, perché dovevi registrare, eccetera, non andavi in studio finché... Adesso io ho cominciato proprio con la tecnologia, sono nato e cresciuto, sembra che siamo proprio cresciuti insieme, e ho imparato a farmele da solo, quindi mi usavano anche per questo, perché io oltre magari a scrivere delle parole, delle musiche, eccetera, riuscivo anche a registrare e produrre. Il termine che si possono usare tutti, io penso di essere un musicista, però credo anche che da qualche anno potrei anche avere la presunzione di ormai ho quasi 50 anni, posso dire, di potermi definire anche artista? Penso di sì, artigiano, non lo so, quello che si... Lo sei. Siamo d'accordo sull'artista, lo direi. Ma non conta, insomma, non è importante. Cantautore, grazie. Cantautore va benissimo, anche perché è il corrispettivo di songwriter. E Paolo Conte mi aveva commosso una volta quando Damina, che gli fece questa domanda qua, che tu hai fatto a me, sì, praticamente, lui disse: ma io mi considero un autore e i cantanti sono i miei clienti. Fu molto bello, perché c'era molto pudore in questa cosa, perché poi forse io penso che Paolo Conte sia uno degli artisti più straordinari del mondo. Non italiani, cioè, se noi facciamo un paragone tra Paolo Conte e gli artisti che vengono celebrati, perché noi abbiamo sempre un senso di, come posso dire, di sudditanza nei confronti degli artisti che vengono dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra, ma se noi guardiamo la produzione artistica di Paolo Conte, ce ne sono pochi al mondo così, non dobbiamo avere paura di dirlo. La coerenza di Paolo Conte. Ti chiederei di cantarci qualcosa, non so che cosa ci proponi. Visto che stiamo parlando, io sono venuto pensando di venire a un festival di poesia, no? Lo è. Esatto. Ho pensato di, più che di fare le mie canzoni, dopo una. Magari una poi dopo scappa. Però volevo, perché è un po' di tempo che la faccio,
fare una canzone di Lucio Dalla che è conosciuta da tutti perché è una delle canzoni più belle forse della storia musica italiana, che è Com'è profondo il mare. E perché la voglio fare? Perché secondo me è un esempio di come la scrittura del testo, e quindi possiamo anche dire la poesia, no? Ma anche la canzone, in questo senso si somigliano, anche se vogliamo e possiamo fare delle distinzioni nette tra poesia e canzone. Però tutto sommato stiamo giocando più o meno nello stesso territorio. E quando è ispirata, quando è viva, quando è così motivata, così urgente, è oltre gli autori, è oltre chi la scrive, è oltre chi la canta, è oltre chi l'ascolta. Tant'è che questa canzone, secondo me, ha cambiato il proprio significato. Fateci caso. Io ho sempre pensato, ascoltando questa canzone, che fosse basata su una metafora, no? Com'è profondo il mare. Una metafora che forse neanche ho mai capito bene, forse il pensiero, forse chissà. Oggi, cantandola, mi sono reso conto, mentre la cantavo un giorno, che questa metafora si può anche far sparire. Proviamo a levare, facciamo finta che non sia una metafora. E quindi, al di là di Lucio Dalla, che la scrisse tanti anni fa, pensiamo a oggi, a cosa significa Com'è profondo il mare. Questo punto chiedo l'intervento diretto di un poeta, che è Emilio Rentocchini, poeta dialettale. Anche questo poi si ricollega, perché diversi cantautori, da Iannacci a De André, hanno usato la lingua dialettale. Parte del comitato scientifico del festival, e che ci viene a leggere qualcosa di cui dopo parleremo. Ah, metti gli occhiali, anch'io come detto, non posso farne a meno. Leggo un'ottava, ho scritto 300 ottave, ci ho messo 30 anni, quindi non posso dire di essere veloce, però mi hanno... Grazie. Mi hanno aiutato a passare la vita in una maniera, tra virgolette, superiore dal mio punto di vista. Perché la poesia, se dovessi dare una definizione adesso al volo di poesia, direi che è un moltiplicatore di energia mentale e sentimentale. Insomma, quindi parla delle pause. La musica continui a pulsare anche attraverso le pause. Maria Callas. Fa caso alle pause, perché lì si condensa, in quel finto silenzio, in quel respiro più lungo, disteso, in quel sapore d'assenza, ciò che le parole perdono ad ogni giro di frase, l'aria sostiene,
incensa così di brusii, di piega appena ad aprire, l'intenta attesa, in tinte pur diverse, reticolato insieme il cielo che l'attraversa. In dialetto. Io sono di Sassuolo, quindi non voglio mica sentire i soliti puristi del dialetto che non si dice così, cioè. I puristi del dialetto sono peggio di quelli della Crusca, eh. Allora ve lo dico subito, è una vecchia storia. Allora io ve la leggo in una specie di sassolese che è questa. Fa che salpausi perché lei scondensa, in cal silenzi finti, in cal respirpio la indestesi, in cal savor da sensa, quel che il parole perno non ingire, frese, l'aria la tien sol incensa, ai se sussurre il pivi sol d'avrir, l'intenta tesa, in tinte pur diversa, remedi insieme al sil che la traversa. Come dico se... Grazie. Grazie. Come dico sempre, l'importante è che il dialetto non si capisca. Grazie mille. Tutto in realtà si collega, perché non parliamo solo di pause, parliamo di tanti modi in cui si può lavorare sulla musica, e con Caterina parliamo del suo altro modo come scopritrice di talenti, come produttrice, che va anche a cercare i poeti, poi, perché ha usato anche un testo di Emilio Rentocchini per un album, una canzone di un album di Andrea Bocelli. Come vedete, le cose tutte si collegano. Ma perché la vita è l'arte dell'incontro, no? Diceva Benicio De Moraes. C'è anche la cosa dell'incontro, perché anche come produttrice, ricercatrice di talenti, Caterina Caselli ha spaziato, ha cominciato nel segno dell'impossibile, cioè un'etichetta che si chiamava appunto Ascolto, e già la parola voleva dire parecchio, perché bisognava stare e ascoltare, sì. Che era, diciamo, estremista, cioè perché si occupava di cantautorato, ma si occupava anche di musica sperimentale, perché uno dei gruppi di cui si è occupato erano gli Area. Non so chi di voi ha in mente che cosa hanno significato gli Area nella storia della musica italiana. E questa avventura è partita anche legata a un cantautore molto noto che appartiene sempre alla nostra storia culturale, che è Pierangelo Bertoli. Per cui partiamo da questa avventura che poi è finita perché insomma era troppo poco commerciale in realtà. Sì, in realtà parte da un fatto che la CGD, che è stata una grande casa discografica, aveva un tratto compositivo che era quello molto legato ai singoli, grandi successi, e diciamo che invece altre case discografiche come la RCA e come la Ricordi avevano dato respiro, diciamo, a un lavoro, diciamo, più articolato. Nel frattempo erano arrivati gli album, eccetera, si dava più spazio, attenzione a un discorso un po' più appunto articolato, un po' più importante. E quindi io nel mio piccolo, quando decisi di avere una piccola etichetta, pensai che di cominciare a sperimentare, diciamo, di provare ad avere attenzione verso un discorso musicale, o nel caso di Pierangelo, sono un cantautore, diciamo un po' più ampio, con un più ampio respiro. E all'epoca mi ricordo, io sono sempre stata una grande appassionata degli Area, ma all'epoca Sassi, che è stato il vero, con la Crams, lui veramente fece un lavoro eccezionale dal punto di vista appunto poetico, musicale, veramente un grande innovatore.
E lui smise di fare, cioè decise di non fare più il discografico, e io lo conoscevo, quindi dissi vabbè, ma io mi propongo, no? E così facemmo il disco degli Area con Demetrio Stratos, l'ultimo, che era, aveva appunto il titolo Gli dei se ne vanno, gli arrebati restano. È un disco stupendo, ma anche la copertina, tra l'altro, curata da Sassi, insomma, una cosa meravigliosa. Ecco, per esempio, mi piace molto la collaborazione, mi piace molto, adesso si dice condivisione, non poter condividere, trovo che è una parola straordinaria, perché senza avere quella timore, dici oddio questa cosa qui ce l'ho io, non voglio, invece è così bello, anche perché la creatività è... la creatività proprio funziona così in realtà, cioè senza avere chiusure, no? Stando aperti, ascoltando per l'appunto. E quindi poi abbiamo fatto questo disco, poi mi giunge una telefonata da Alete, che era il mio chitarrista, degli amici, e mi dice guarda che qui c'è un ragazzo che si chiama Pierangelo Bertoli che suona insomma, nelle pizzerie così, insomma, e ha fatto un album finanziato peraltro da Giovanardi, presidente del Sassuolo. e quindi mi disse, mi parlò di questo album e io dissi, ma insomma, lo voglio ascoltare. Quindi arrivò questo album già fatto in realtà, dove c'era pure Sofia, dove c'erano delle canzoni meravigliose. E vabbè, poi non vi nascondo, insomma, è stato un bellissimo incontro che è durato anche nel tempo, abbiamo fatto tante cose. All'epoca, mi ricordo, io chiesi anche una cortesia a Francesco Guccini, che era già famoso, non era più il Francesco Guccini sconosciuto, e chiesi a lui di poter presentare questo disco. E Francesco fu molto gentile, praticamente scrisse nel disco qualcosa per cercare di presentare in qualità di autore, compositore, cantautore affermato, un nuovo cantautore che era appunto Pierangelo Bertoli. Ecco, anche questo mi piace mettere in evidenza. Non è vero che ci sono degli artisti che sono generosi verso gli altri, non è vero che sono tutti, ce ne sono tanti. A volte c'è qualcuno che si perde per strada, però poi c'è sempre la possibilità di recuperare. Volevo per un attimo fare un piccolo inciso. Prima abbiamo sentito una grande canzone, ma un interprete veramente, quando prima lui timidamente ha detto posso chiamare un artista veramente, ecco, io questo ci tengo a dirlo perché Riccardo, che come i grandi artisti sono timidi, e sono un po' anche Paolo Conte così, io li ho conosciuti tanti, però pensate quella forza prima interpretativa, quando lui ha scritto quella canzone, ci ha fatto leggere tutte le parole che sembrano scritte ieri, cioè, quindi grande Lucio Dalla, grande Riccardo che l'ha interpretata veramente. Lui ha detto che l'ha fatta rinascere nell'oggi, questa canzone. Veramente sì, quindi volevo dirlo. Cerco di trasferire l'emozione che ho provato io quando mi sono accorto, ma davvero ha scritto questa cosa. e ci hai fatto emozionare allora, anche noi. Non ci pensavo. Ai significati di oggi. Impressionante. Adesso sentendo te. Infatti chiamai subito Caterina per dire questa cosa, però poi Caterina capì subito questa cosa, no? Infatti se questa cosa che tu hai scoperto è bellissima, la devi dire, però poi quando senti la canzone così, no? Con questa premessa, tu ti rendi conto di che cosa, di potente, della potenza della poesia, esatto. Che cambia, che è viva, non è morta, quando è vera, autentica, non muore mai, è vero. Io non mi ricordo più, ho perso il filo. No, ma diciamo che certamente questa generosità, questo spirito di collaborazione, di partecipazione ti aiuta anche nel tuo lavoro attuale. Ed è probabilmente, penso io, sia questo che non ti fa rimpiangere la tua carriera precedente.
Allora, è sempre un po' difficile parlare di sé, ma voglio dire una cosa. Io anche quando andavo a lezione di canto da Caligari e di solfeggio, c'erano tanti altri ragazzi che... Io non sono mai stata gelosa, ma non è un merito. Cioè, ho sempre visto negli altri, cercato di vedere negli altri qualcosa di buono, qualcosa di... E ritengo che chi ha talento ha un dono e bisogna aiutare la persona che ha talento, ma anche a fare in modo che questo talento arrivi anche ad altri, perché il talento, per esempio, tanto come profondo il mare, ma non ci ha fatto riflettere mentre lui la cantava la situazione di oggi, come diceva, cioè tutto quello che succede, vediamo la televisione, accendiamo, ci rendiamo conto di quello che sta succedendo, no? Quella canzone è stata scritta giustamente quanto tempo fa? Cioè è impressionante, come anche altre canzoni, noi lo sappiamo benissimo, andiamo a vedere, dice, ma sembra scritta ieri. Questa è una frase che mi ricordo anche, si chiama, so adesso, mamma mia, i nomi, scusatemi, succede, abbiate pazienza. Una volta non succedeva, ma adesso succede spessissimo. Ah sì? Endrigo, ecco Endrigo che ha scritto una cosa bellissima, non la dico quella lì, non la dico. Ha scritto una cosa bellissima, ha scritto, praticamente ha preso i poeti della Beat Generation americana, cosa difficilissima per esempio, di scrivere la musica su delle poesie, perché spesso la musica ha già la musica lì, è vero Emilio, cioè se tu devi stare attento perché la poesia, quella scritta, tale, cioè, ha già la sua melodia, certo. Quindi tu devi fare molta attenzione, devi andarci cauto e non essere invadente. Quindi lui ha fatto in quel caso una cosa veramente meravigliosa, lui è un grande, cioè Endrigo anche, e ha praticamente musicato, c'era anche una poesia di Emily Dickinson, tra l'altro, ma una delizia, che poi la fece anche Malika, insomma, e lui disse la poesia può avere 100 anni, 2000, ma se è vera, tu la tiri fuori dal cassetto, sembra scritta ieri. Hai ragione. Così è. Ti chiedo solo una cosa legata al tuo lavoro specifico, perché appunto tu hai appena detto che è bellissimo riconoscere un talento, le qualità, sì. Ma credo che la cosa più difficile sia guidarli verso il diventare se stessi, cioè senza tarpare le ali, ma anche indicando la strada giusta per loro. Come si fa? Questo è un discorso molto difficile perché ha a che fare con appunto delle persone, con una grande sensibilità e tu a volte, non, loro stessi a volte non sanno quanto possono dare. E qui è un discorso molto, molto, molto difficile. Io diffido delle persone che dicono, ah, si fa così, così, non è così. È un discorso lungo, fatto di rapporti, di capire l'altro e pian piano rispettando, tenendo però, tu sai che sei anche in una situazione, diciamo, un po' delicata, perché se sei, diciamo, fai parte di un'azienda, l'azienda, come sapete, ha delle... degli obiettivi, deve fare profitto, poi il profitto, certo, poi si rinveste, eccetera, eccetera. Quindi ci sono poi, come in questo caso, diciamo in questo momento c'è un cambiamento epocale per quanto riguarda la musica, come si fruisce la musica attraverso le piattaforme, diciamo digitale, non è come... però detto questo quindi le difficoltà ci sono e si cerca pian piano di capire se c'è dall'altra parte veramente un artista vero. Io cerco di dare attenzione, di prestare attenzione, di magari di avere un colloquio e ogni tanto di buttare, magari mentre si parla, così un po' di esperienza, ma senza mai forzare, perché forzare non serve. Prima di tutto, e poi perché nessuno poi ha in mano la verità vera, cioè non è, no, è un discorso molto difficile, cioè nessuno c'ha la sfera di cristallo, quello che si può dire è quello che un po' è emerso prima, che a volte
per arrivare alla semplicità, cioè la semplicità è un punto di arrivo, non è un punto di partenza. E spesso diciamo che si inizia non con semplicità, si inizia invece, e quindi il grande lavoro da fare è proprio quello, cioè di e questo è un discorso difficile, non puoi farlo tu, non puoi delegare, cioè è una questione anche di rapporti, di avere sintonia e anche un po' di sensibilità, senza avere pretese di essere chissà che, parlo di me. Quindi io dico sempre, tutti sbagliamo, vince chi sbaglia di meno. E quindi cercare nell'altro, insomma, di trovare quel momento, e a volte è molto bello quando, per esempio, ci parliamo e poi magari dopo un po' dice ho fatto una cosa, sì, quella cosa lì, quel momento lì è magico. E quindi nessun rimpianto mai? No, io non ho perso nulla, devo dire che posso dire che mi alimento con questa creatività aggiuntiva. Magnifico, lo trovo splendido. Inevitabilmente cosa significa per te produrre, partecipare, per cui tu partecipi in tanti modi, anche magari scrivendo, cantando, suonando, e una volta sola, cioè un artista lo produce una volta e poi passi altro, perché bisogna che, cioè, quell'esperienza è sufficiente, è importante, cioè non ti leghi. Diciamo che l'ho detto prima un po' come battuta, che faccio solo un disco, no? Però è successo, purtroppo per fortuna, che tutte le volte che ho fatto un disco, questo disco è abbastanza andato bene, e io faccio un po' fatica quando gli artisti fanno successo a continuare il rapporto. Sì. Sì, vuoi che sarò un po' geloso, un po' invidioso, però faccio proprio fatica a rapportarmi, perché cambiano un po' le dinamiche, il rapporto cambia, perché di solito quando lavoro il primo disco l'artista è una persona è all'inizio normale, sì. E lavoriamo benissimo, poi tra l'altro magari esageratamente negli ultimi anni mi fanno 2000 complimenti, vogliono lavorare con me, quindi dicono perché tu sei qua, tu sei là, e guarda, no, anche meno, nel senso lavoriamo, vediamo. Ma quando il disco parte, improvvisamente, giustamente, perché io lo capisco molto bene, l'ho vissuto, si cambia. Io non giudico, no? E ogni artista ha il suo percorso, poi sai, sono onde, no? Si sale, si scende, e poi con gli anni l'artista capisce che forse non è il caso di più di tanto di... Però ci sono dei tempi tecnici per questa sindrome della fama immediata. E io in quel tempo lì, che è il picco, non voglio esserci, perché veramente vedo delle cose che mi fanno stare male. L'ho passate tante volte. Mi è successo troppe volte. Ed è successo sempre. Non c'è solo una volta che non è successo. E allora io mi proteggo, faccio un disco, lo dico prima, poi se va bene siamo tutti felici, se va male magari faccio pure quello dopo. Riccardo è molto simpatico. No, voglio dire che il successo è un impostore, cioè ci si arriva a capirlo dopo tanto tempo, e forse perché non è una questione di intelligenza, non è quello, è che il successo è come una sbornia, e c'è la tentazione che è tutto mio, ho fatto tutto io, c'ero io, è così. Ma devo dire la verità, che succede anche alle persone intelligenti, non è che, però, no, però prima o poi, secondo me, le persone intelligenti poi capiscono. Certo. Forse i tempi sono lunghi, questo sì. E questo sì. Ma infatti io aspetto, non è che... Sì. Comunque non sapevamo che Riccardo, oltre ad essere un grande interprete, oltre ad essere un grande musicista, è anche molto ironico, e devo dire ci piace molto questo suonato. Vorrei dire che tutti questi discorsi non li deve sentire neanche, sul successo, sul primo disco, che però
e so anche che del primo disco non si può parlare, esso esisterà ma altro non si aggiunge, per cui ti chiedo di presentare una seconda canzone che dimostra anche il fatto che tu poi crei con lingue differenti, ma c'è una lingua che ti porta meglio a comporre oppure no? Da cosa dipende? Ma in realtà a me piace veramente tanto improvvisare, cioè prendo uno strumento perché suono diversi strumenti, chitarra, pianoforte, basso, generalmente suono di più la chitarra e il pianoforte e a seconda di quello che improvviso esce quasi sempre una melodia. Metto giù qualche accordo, mi esce fuori qualche melodia ma già con un significato sotto, perché dico, lancio delle parole, no? E queste parole rappresentano un po' la sensazione che provo suonando quello che sto, gli accordi che sto suonando, no? E quindi da lì inizio a raccontare delle storie. Certo, spesso mi succede che magari tiro fuori una parola in francese, quindi do per scontato che la canzone sarà in francese, perché non riesco poi a tradurre quel significato che sento. Questa è così. Esatto, questa è in francese. La prossima canzone infatti che vi canto si chiama Blues dal Col e forse è una delle canzoni alla quale tengo di più, forse la più importante, perché parla di una difficoltà che mi ha segnato, non parla di me questa canzone, ma parla della difficoltà che spesso moltissime persone hanno con l'alcol. E quindi ci tengo perché è un po' una canzone che va a sottolineare questa difficoltà e il bisogno che si ha ogni tanto di parlare, di non dare la colpa o di giudicare una persona che ha un problema. Ecco. Je suis le rêve des gens qui se sentent seuls. Je suis un verre d'alcool. Je suis le verre du bar et la bouteille de la maison. Je suis ma meilleure prison. Je bois toutes mes souffrances et je m'en fous des conséquences. Boire, pourquoi je me fais ça? Et même si ça fait mal et j'ai fini tous les sourds, l'alcool c'est pas pour rire, rappelle l'alcool c'est pour ceux qui souffrent. Et moi je bois, bois, bois pour oublier. Je bois, bois, bois ma santé. Je bois, 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 je bois ma vie. Tous mes soucis, même si elles sont bons. Presente è un magnifico futuro della musica, per cui a questo punto proprio, dato che ho fatto diversi giri nel sito della Sugar, dove sono elencati tutta una serie di nuovi giovani autori, nuovi giovani interpreti, oltre a lei anche tante altre ragazze, per esempio questa Madame, mi ha abbastanza colpito questo Yakamoto Kotsuga, di cui so poco, ma che non è un giapponese, è un italiano, è un veneziano già con Mazzuccato, che fa il conservatorio, si occupa di design, fa colonne sonore, collabora con case di moda, cioè mescola un po' tutto. E sono tutti giovani che sono l'opposto del
pessimo mondo in cui stiamo vivendo, dove si alzano muri e steccate, invece qui c'è un fluire di culture, di identità, di lingue, e questa è una cosa magnifica. Per cui ti chiedo, dal tuo osservatorio, che è decisamente privilegiato, come senti la musica che ci aspetta? Sei ottimista? Io sì, sempre. Sempre, giustamente. Sì, assolutamente. Poi naturalmente ci sono... Sì, diciamo che le cosiddette musiche d'algoritmo mi piacciono poco, però c'è sempre una speranza e noi dobbiamo lavorare su quello, secondo me, perché poi ci emozioniamo quando sentiamo appunto canzoni, ci emozioniamo quando sentiamo lei che canta dal coro, che ci dice una ragazza che ha 21 anni, che insomma si esprime con questa intensità, con questa profondità. E questa è la cosa importante, perché poi arriva questo, cioè basta essere perseveranti, coerenti, come dico io, avere coraggio anche, e poi ecco, prima volevo ricollegarmi sul discorso di prima. Emilio mi aveva consigliato un libro di Hillman, che è Il codice dell'anima, che ho letto. E ho capito, finalmente ho capito una cosa di me, quando prima tu mi hai detto, ho capito che in realtà, a parte il mio periodo canoro, eccetera, eccetera, io, la mia vocazione è questa qua, non è quella di prima. Quella di prima mi ha aiutato ad essere arrivata, sì, però la vera vocazione mia è proprio quella, cioè, quindi lo devo ringraziare perché io non l'avevo letto il libro. Emilio, con quale ogni tanto ci sentiamo, e imparo sempre qualcosa quando parlo con lui, e mi sono resa conto proprio che questa, io da qui, da questa mia attività, ho la mia grande soddisfazione, quella di poter essere come un gradino per qualcun altro. Molti dei video che Riccardo ha firmato, anche legati, uno legato al nuovo album, Valerio Mastandrea è una presenza fissa, e lì c'è tutto anche l'animo giocoso, ironico di Riccardo, perché guardatevelo il video di Ciao Cuore, che è irresistibile, perché comincia in maniera comicissima e poi c'è un finale invece che... Sì. Cade il gioco, cade l'ironia. È la fine della rockstar, diciamo, è la decadenza dell'immaginario della rockstar, girato negli studi decadenti, in cui Valerio fa appunto questa specie di Mick Jagger alla matriciana. Stupendo. Poi è tutto un piano sequenza che lui ha girato 5 volte, non sapevamo sceglierla, perché tutte e 5 le volte lo facevamo leggermente diverso, ma era, ogni volta era incredibile, non facendo niente, perché poi la grandezza della sua interpretazione è quella di non fare. L'acqua alla fine abbiamo scelto la take dove era incredibilmente, abbiamo scelto in base al gavettone venuto meglio, perché le sue erano talmente tutte belle, cioè questa c'è il gavettone che arriva meglio, quindi abbiamo scelto quello. Vabbè, adesso il tempo ovviamente è poco, però so, mi viene anche in mente tutto il lavoro che hai fatto sul poliziesco all'italiana di recente, per Lo Spietato, poi hai anche ripreso una canzone. E fra tutte queste attività, per cui anche regista, però solo... No, regista, scrivo queste storielle, poi chiamo delle persone che sanno che girare. Sanno, non, e che le loro le realizzano. Cominciato con quelli che ben pensano. Certo, perché poi se uno mette in fila i vari video che hai fatto, raccontano tante cose, quasi una storia. Ma è divertente, perché 4 minuti uno se lo può permettere, no? Di fare il regista per 4 minuti. Fare un film è tutto un altro discorso. E nelle varie, fra le varie ricerche, varie performance, c'è anche quella di The Producer, che peraltro la scorsa settimana erano a Carpi nell'ambito del Festival della Filosofia. L'idea è concepire la scienza come poesia, cioè musicare dal vivo delle conferenze scientifiche, per cui hai questa varietà notevole di ricerche, sì. Esperienze,
perché, cioè è un modo per tenersi vivo, per certo. cercare altre strade, cerchi di collegare poi un pochino tutte le varie cose tutte molto collegate. E servono a crescere sì. e a trovare nuove cose. È proprio il nutrimento, perché pensare alla mia vita come una pausa tra un mio disco e un altro mio disco, e quindi viverla con l'ossessione, adesso il prossimo mio disco, io che dovrò dire? È una noia mortale, cioè è fondamentale, è anche triste secondo me, cioè proprio come esistenza. È importante trovare delle altre cose, degli altri interessi. Adesso c'è chi va in giro in bicicletta per il mondo. Io comunque, essendo comunque appassionato di musica, mi cimento in altre cose musicali. Il cinema mi consente di fare veramente il musicista senza l'ossessione della paranoia della parola, della canzone, della forma canzone. E sto imparando, ed è una cosa molto gratificante, perché già il fatto di riuscire a commentare una scena e vedere un regista contento è una cosa meravigliosa, perché è condivisione, ecco quella cosa di me. E la stessa cosa con questo progetto, per cui ci è sembrato veramente, devo dire che ogni anno che passa ci rendiamo conto di quanto questa intuizione sia stata. Sono già tre. Tre dischi, ovviamente è un percorso difficile, lungo, che vive di sovvenzioni, di aiuti esterni, perché nessuno va a vedere gli scienziati in teoria, perché poi invece facciamo sempre sold out, e ci sono sempre un sacco di persone che si divertono e vedono degli spettacoli sul DNA, sulla botanica, sulle stelle. Quello del DNA ci ha per esempio insegnato che il nostro DNA è quello dei vermi, non è poi tanto sì, diverso. Sì, differisce per un 25%. Che è una cosa su cui riflettere a lungo, peraltro. Noi differenziamo per il 25% dai vermi nel nostro DNA, da una banana per il 50%, adesso io non sono un esperto. Ci però... possiamo sentire anche un po' banane. Sì, sì, siamo anche un po'... Senti... Ci offri un caffè? No, un caffè, caffè dopo. Che cosa, che cosa? Non lo so. Sì. Perché poi c'è anche una terza. Ha deciso Caterina. No, vabbè, faccio, dai. Prima andare via, vabbè. Piedi e le mani gelate, con uno sciopero in testa ed in tasca l'estate, con una riga sui sentimenti e un motivo che scricchiola in mezzo ai denti, e con le donne che sanno l'inizio e la fine, gli uomini attenti soltanto al confine, i vecchi che scambiano il nome dei santi, i bambini che contano i loro elefanti. Prima di andare via, sorridi un po', come per proteggermi da una tua malinconia. Con lo sguardo di chi non è cresciuto a gentilezze, anche quando non vuoi, sorridi un po', per dire tutto a posto, ti rivedo dopo, no. Mentre il resto, quello che è andato perso, ci sembra un'altra vita. Mi porta l'ultima domanda, giuro, poi chiudo. Abbiamo parlato di cose alte, profonde, affascinanti, ma c'è sempre un convitato di pietra qua nascosto che abbiamo... Io posso solo... dire che la Roma ha vinto di qui abbiamo solo accennato indirettamente ed è sempre lui, Sanremo. Sanremo che è nazional popolare, che ha frustrato sempre i grandi... A me mi hanno eliminato, sti. Quindi io non esatto, posso... Esatto, non coglie le novità, spesso premia canzoni che dopo una settimana abbiamo cancellato, ma perché poi è lì, resta lì, non è stato sostituito, certo no, il premio Tenco non è che gli abbia fatto concorrenza in alcun modo. Sono d'accordo con te, io preferisco Sanremo tutto sommato perché... Allora, almeno... vogliamo difendere perché?
Sanremo? Sì. Beh, perché è uno dei pochi luoghi, io non so se tornerei mai, però è uno dei pochi luoghi, lo dico con grande sincerità, che esistono in Italia dove un artista può portare una propria canzone, farsi ascoltare con una grande orchestra dietro, dal vivo, e il problema non è Sanremo, sono i direttori artistici. Se Sanremo, pur mantenendo l'aura pop e diciamo lo specifico popolare che gli spetta, avesse un pochino più di competenza nel rappresentare quello che accade oggi nel nostro paese, ieri e l'altro ieri, quello che è accaduto negli anni 90, nei 2000, perché io l'ho visto, sono passato dagli 80 ai 2020, quanti anni sono? 30? Ecco, non ho mai visto, a parte rarissime eccezioni, rappresentata la contemporaneità in quel festival. Questo mi dispiace, perché negli Stati Uniti, a cui noi ci riferiamo sempre, i grandi premi popolari pop, non sto dicendo che bisogna fare l'impegno del cantautore, il pop, però farlo rispettando quello che accade nel nostro paese e non altre cose, no? Questo. E il premio Tenco dall'altra parte sembra quasi più vicino a Sanremo che non a quello che dice di essere, quindi manca anche l'alternativa, quindi tutto è molto sempre simile. Per fortuna, non lo dico perché mi hanno premiato, ma esiste il MEI, che è un festival serio, fatto da persone serie, competenti, di giornalisti che ascoltano i dischi a prescindere da chi li fa e chi li produce, li ascolta per quello che sono, e per fortuna esistono cose piccole in tanti piccoli luoghi, anche festival, incontri eccetera, in tutto il paese, sparsi, che portano avanti la cultura del territorio, e noi portiamo avanti quelli sperando che un giorno qualcosa cambi. Tu stai preparando per il nuovo Sanremo inevitabilmente, o no? Certo, inevitabile. Comunque Sanremo è comunque un momento importante di costume, e appunto, come diceva anche Riccardo, ha questo vantaggio importante che comunque c'è una grande orchestra, una grande macchina produttiva, e non è facile trovare. Certo, da un lato c'è un grande pubblico, c'è un grande pubblico e c'è un regolamento. Sul regolamento ci sono le famose giurie, cioè allora sembra che per avere questo grande pubblico occorra appunto avere questa classifica, che è quella che mette in crisi, perché io personalmente, per esempio, la competizione ti mette in fibrillazione, non c'è niente da fare, no? È così, noi siamo lì, siamo tutti col cuore tranquillo, cioè poi siamo a Sanremo, cominciamo. Vabbè, detto questo, quindi questa competizione, cioè, è ovviamente nel tempo ci sono stati dei momenti in cui era terribile, proprio falcidiare. Adesso qui c'è, in questo momento c'è Red Ronnie, lui c'era quando c'era Vasco Rossi, che arrivò l'ultimo, no? Questo ormai è un fatto storico. Poi però voglio dire, non è che gli ha fatto così, ma nel senso che arrivò ultimo e naturalmente il pubblico si è accorto di lui, quindi questa platea così vasta è molto importante, perché ti ascolta un pubblico eterogeneo. Certo, il pubblico di Rai 1 è un pubblico diciamo che ha la prevalenza di pubblico che guarda Rai 1 e sono persone diciamo un po' adulte, no? Non dico age, ma insomma, no? E adesso ultimamente insomma hanno cercato appunto di portare anche i ragazzi giovani, lì poi c'è problema. C'è una giuria, e allora se vuoi fare audience hai bisogno di qualcuno che sia popolare, perché altrimenti, insomma, è un po' un meccanismo non facile, mi rendo conto, e che ha delle sue, un po' come la democrazia, no? Meno male che c'è,
però voglio dire, Sanremo ha delle sue all'interno, per poter arrivare ad avere un pubblico così vasto ci sono dei meccanismi che in qualche modo insomma fanno soffrire, ecco, io questo lo capisco. Però d'altro canto devo dire una cosa, però, che Sanremo, diciamo che quella settimana ti blocca, cioè è anche una grande sbornia, perché poi la verità su Sanremo accade dopo, no? E dopo si capisce quello che funziona, perché non funziona il pubblico che in realtà ha visto Sanremo, poi in realtà accade anche attraverso, in questo caso, Spotify, eccetera. Succede che magari in alcuni casi l'artista che vince è anche il vincitore di dopo, in molti casi non lo è. E questo lo sappiamo, però insomma... io ci vado il prossimo anno, se sto bene ci vado. Non avevo dubbi. Ci offri una persona di chiusura, sì? A tua scelta, perché è bello chiudere in musica. Va bene. Con la tua in particolare, grazie. Non lo so, hai citato A cuor leggero, vogliamo fare quello? Sì. Sentite il testo, con le pause. Passiamo il tempo a stringerci, lasciandoci andare così a cuor leggero. Fino a domani, fino a scoprire di amarci davvero. Davvero grazie, grazie mille, perché io quello che ho visto qui è tanta generosità. Generosità nel... Ieri Mariangela Gualtieri mi ha detto una cosa molto bella. Parlavamo della situazione anche politica attuale e lei mi diceva: Umberto, dovete diventare i vostri eroi. Ecco, io qua vedo generazioni che cercano di diventare i propri eroi e generazioni di eroi che li aiutano a farlo. Quindi davvero grazie, grazie mille.